Ehi, la ciurma! Io sono Mazzetessa e benvenuto in questo nuovo episodio di Expeditions Conquistador. Riprendo all'improvviso a registrare perché mi è capitato un evento mentre stavo entrando a Tenochtitlan in cui ho incontrato un contadino per strada, quindi volevo registrarlo con voi per vedere cosa succede. Incontro un contadino per la strada, nel pieno delle sue forze sembra molto vigoroso, ma anni di lavoro hanno già scavato profondi solchi sul suo viso. Cammina con un carro vuoto, trascinato da due buoi robusti e sani dall'aspetto delizioso. Si ferma vedendovi avvicinare e attende con circospezione che la vostra spedizione lo superi. Lo salutiamo. Si inginocchia, sono solo un umile uomo. Qual è il vostro nome? Confuso si chiede perché ti interessa saperlo. Ohtli. Boh, proviamo a chiedergli come. Vorrei comprare uno dei vostri buoi, Otli. Ci penso un momento, poi tiro in avanti uno dei buoi. Se mi pagherete 200 preziosi, questo animale è vostro. Cosa me ne faccio di quel bue? Proviamo? Boh. Come desiderate. Ah, abbiamo guadagnato 30 razioni, vabbè. I tuoi servi prendono 200 preziosi dei carri per il contadino che in cambio consegna loro il bue. Portate immediatamente l'animale in fondo alla carovana dove viene ucciso e macellato. La carne viene aggiunta alle scorte mentre il contadino prosegue per la sua strada con il bue rimasto. Worst spesa ever. Vabbè, vediamo qua se riusciamo a fare qualcosa. Già che siamo in registrazione. Secondo me non ci fanno fare proprio più nulla di nulla. No, infatti, abbiamo bruciato completamente tutto, compreso lo sposarci con la tizia. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Ehi, la ciurma, rieccoci. Allora, sono andato a depositare un po' di tesori su in cima alla fortezza di Getierres, che in realtà adesso è la fortezza di Mezzetest. Siamo a quota 25.000 circa tesori. Nulla, non è successo niente di che. Nel frattempo, se non che abbiamo raccolto un po' di olio là alla fortezza, che abbiamo trovato dell'olio nel mentre, quindi ho fatto una lanterna in più, perché come potete vedere ancora ne abbiamo un po' di olio. Per cui meglio portarci avanti ed avere un pochettino di più di quelle, che non solo per utilizzarle una volta soltanto, piuttosto che ci rubino via l'olio quando ne abbiamo bisogno, insomma. E nulla, abbiamo fatto anche un po' di medicine, perché probabilmente andremo a venderne prossimamente. Allora, qua ci eravamo già stati. Diceva di sacrificare dei tesori. Purtroppo, probabilmente abbiamo trovato anche dei tesori. E quindi volevo arrivare qua con meno di 500 tesori, ma ne abbiamo parecchi. Li sacrifico. A tuo comando, i tuoi uomini svuotano i carri e le bisacce dei preziosi e le portano al tempio. Ovviamente sono piuttosto contrariati all'idea di sacrificare tutti i loro tesori a un dio pagano, ma eseguono i tuoi ordini. Dopodiché tornate tutti indietro da dove siete venuti. Sulla via del ritorno inizi ad avvertire una strana sensazione di pace, come se una presenza mistica aleggiasse intorno a te, vegliandoti e proteggendoti. I tuoi uomini sembrano molto più in forma nel corpo e nello spirito, e quelli tra loro che erano feriti e malati sono completamente ristabiliti, prima ancora che raggiungiate i piedi della montagna. Ah, 25 di esperienze e tutti hanno vinto morale. Oh, abbiamo aspettato tutto questo tempo per sta roba qua e poi nulla. Tutti hanno vinto morale, però vuol dire che lui ha l'8 e forse Anacaona. No, Anacaona ha anche l'8 perché ho guadagnato uno con la carne. Sono quasi tutti al. No, vabbè, ce ne ho parecchi al massimo, dai. Parecchi a 14. E va molto bene, dai. Ah, e abbiamo superato il quota 600. Allora direi che facciamo salire di livello. Avevo detto i due cacciatori, anche se in realtà i due cacciatori non è che mi servono così tanto, diciamo, di livello super alto, però glielo diamo come premio per tutte le volte che si sono presi pizze in faccia, dai. Gli darei, allora, se non ha il. Vabbè,
No, mi sa che ce l'ho già quello in cui... Vista notturna, sì, ce l'ho già. Farei quello che migliora, il... Correggi sparo. Vai. E cosa faccio? Li aumento un po'. Diciamo che gli metto 2 di guardia. E uno di pattuglia, dai. Dovesse servire, non si sa mai. Poi tra l'altro, lui potrò farlo salire. Dice massimo 3 ufficiali, però in realtà Irene si abbiamo portato a tenente. Per cui secondo me anche lui potrebbe essere poi ufficiale. Vedremo se riusciremo mai ad arrivare a 600 punti esperienza dopo tutto ciò. Allora, niente, il tempio l'abbiamo fatto qua. Vediamo se troviamo le amazzoni. No, dobbiamo fare il giro del mondo. Andiamo giù in basso, va? Andiamo giù da basso, speriamo che con la pattuglia troviamo qualche tesoro, per adesso siamo proprio puliti, puliti, puliti. 800 per poi non averne praticamente niente in cambio, però vabbè. Allora, tu basta con le medicine, perché adesso ne abbiamo già parecchi più di 100, per cui direi che non è necessario. Tu puoi fare ancora, sì, fai ancora lanterne finché ne abbiamo di olio, arriviamo anche a 8 e va bene. Razioni, ok. Abbiamo trovato 3 di medicina, ok, che non è proprio quello che mi serviva, ma va bene. Tanto quelle se non ce le rubano poi le rivendiamo. E sono comunque tesori. Allora, tu puoi ancora fare lanterne. È splendido questo. Facciamo che tu ti prendi ancora uno di carne se non va male. Ho trovato 4 di corda, va bene. 11 di carne. Ci può stare. Siamo comunque parecchio sopra quota 200, eh. Anche grazie a quello che abbiamo trovato in giro. Sempre corda, che non è proprio quello che mi interessava di più, ma... Va bene, tra l'altro voi non avete mai visto questa area qua, mi pare, della mappa, perché è una zona che avevo fatto tutta off camera quando voi non c'eravate. Allora, palla di cannone, facciamo un'altra palla di cannone, teniamo per un'altra lanterna. Teniamo per un'altra lanterna, dai. Poi per ora siamo tranquilli, per cui... 12 di carne. Nulla dalla pattuglia, ma può anche andare bene così, dai, diciamo. Forse consumeremo tanta carne in quella zona là, perché non ricordo bene, ma mi sa che è un po' difficile tutto là, sia caccia che tutto. Allora, razioni, possiamo dare una razione in più. Quindi facciamo che... Hanno tutti carne qua, eh? Perché? Consumo di razioni 5. Chi ha 3 vino che non mangia carne, ok. Vado. Come abbiamo perso 29 razioni? Vabbè. Non possiamo lamentarci tanto. Siamo in una situazione davvero ottima in questo momento. Per cui va bene, va bene. No, fiore esotico. Ok. In viaggio, Antonio Velasquez ti si affianca. Vuole parlarti. Scusate, Capitan Mazzetessa, abbiamo appena superato un fiore che non avevo mai visto. Potremmo fermarci un attimo per esaminarlo? Credo che possa avere proprietà curative, perché assomiglia a piante medicinali conosciute, pur essendo di un insolito colore rosa. Vada. Magnifico, sapevo che avreste capito l'importanza di questa ricerca. Puoi fare dietro il fronte alla carovana e torni a passo lento nel punto in cui il fiore è stato avvistato. Velasquez, mi pare che siano scesi anche i punti. Potremmo
Rask smonta da cavallo e si avvicina a un canale lungo il quale cresce un fiore di colore rosa. Velázquez esamina attentamente il fiore, quindi lo coglie con cautela e si avvia verso il suo carro. Dopo aver frugato nel suo equipaggiamento medico, inizia a macinarlo con pestello e mortaio. Antonio analizza la polvere ottenuta, poi la mescola con alcuni liquidi, facendo attenzione a non perderne una goccia. Finalmente sembra aver terminato. A quanto sembra avevo ragione, questa pianta ha potenti effetti curativi e molto più concentrata rispetto alla maggior parte delle erbe conosciute. Mi metto subito al lavoro per ricavarne un medicinale. Fantastico, siete proprio una fortuna. Velázquez è aleggiante di gioia. Buono. Buono, grazie Velázquez. Andiamo a vedere il nativo ferito. Speriamo di poterla vendere poi questa medicina, che non ce la rubano adesso nella notte. Nostra super medicina. Vadi. Ok, stiamo scendendo sotto quota 100, ma perché ce l'hanno rubati, se no. Allora, vediamo cosa è successo a questo nativo. Poco distante da te, senti un debole gemito seguito da uno stridulo grido di aiuto in lingua nativa. Seguendo il rumore fino alla sua origine, trovi un nativo ferito faccia in giù in un cespuglio, con la mano sopra una grave ferita allo stomaco. I suoi vestiti ricoperti di sangue e il suo equipaggiamento lo identificano come guerriero di Totonaco. Guerriero Totonaco. Quando ti avvicini, si gira verso di te e sussurra in uno spagnolo sgrammaticato: Splendente, aiutatemi, ferito, azteco, attaccato, medicinale, per favore. Mentre ti avvicina il guerriero, Federico Quintero si avvicina a cavallo. Scusatemi, Capitan Mazzedes, ma non vorrete utilizzare i nostri medicinali per curare questo selvaggio? Mi dispiace, ma non credo che valga il nostro tempo o i nostri medicinali. Stai zitto, abbiamo appena trovato 30 medicine a caso. Dopo aver calmato Federico Quintero per il momento, ti giri verso il guerriero ferito. Ma 20, va benissimo. Fai un gesto a Pedro che prende i medicinali dal carro e si avvicina in fretta. Pedro si inginocchia accanto al guerriero e inizia a prendersi cura della ferita, pulendola e bendandola nel migliore dei modi prima di tornare da te. Dopo essere riuscito a vincere il dolore, il guerriero ti guarda negli occhi. Persino in questa situazione compromessa percepisci una grande forza e gratitudine in lui. Grazie, splendente. I Totonachi sapranno che mi avete salvato. Grazie. È sempre un piacere aiutare Totonaki. Sei sicuro di stare bene? Sì, io rimango qui. Prima guarisco e poi torno a casa. Sto bene. Benché sia difficile da credere, il guerriero sembra già sentirsi molto meglio. Dopo aver verificato che il trattamento avrà effetto, prepari i tuoi carri e torni sulla strada. Termine evento. I prezzi dei Totonaki sono migliorati. E questa è un'ottima cosa. Per noi vogliamo tesori, vogliamo comprare tutto. Allora, andiamo giù sotto a vedere se per caso le nostre medicine fruttano qualcosa. Abbiamo speso le medicine che avevamo appena trovato, ma va bene, non è grave, dai. Tanto di erbe ce n'è alla grande. Ok, razioni. Non siamo proprio in zona eccellente, però pian pianino. Abbiamo trovato 3 unità di medicina, ok. Oh, là ci sono delle erbe. Facciamo un giro là, vediamo intanto se c'è qualcosa nei dintorni. No, proprio nulla. Vabbè. Sì, ma ci arriviamo oggi nella cittadina, mi sa. Sì. Al pelo, forse, sì. Proprio al pelo. Allora, vediamo un attimo. Chi. Ah, non c'è nessuno qua da parlare. Dobbiamo andare lassù e non ci arriviamo. Oh, sì. Sì. Sono giorni ormai che un'imponente montagna si staglia all'orizzonte, andarle incontro è quasi inevitabile. La terra sembra sempre più rigogliosa, ma poi, man mano che si avvicina, si trasforma in roccia vulcanica. Situato a metà strada fra la giungla e la montagna, ti si presenta davanti a un villaggio di contadini che sembrano trarre il massimo dalla posizione del loro insediamento. Il capo del villaggio è un uomo alto e robusto di circa 40 anni, al viso dipinto con motivi verdi tendenti al blu e labbra e orecchie costellate di giada. Con tua grande sorpresa ti si rivolge in un buono spagnolo, anche se contrassegnato da un pesante accento. Vi do il benvenuto, Messiah, sono Tutul Xiu, il capo di questo villaggio. Mi chiamo Julius Mazzetes. Annuisce impassibile, se siete qui per commerciare non sono quello che cercate, la mia gente verrà nella piazza del villaggio a trattare con voi se sarete onesti. Non avevo mai incontrato gente come la vostra.
Siamo Maya, le nostre grandi città un tempo governavano l'intero continente, ora siamo divisi e isolati. Come avete imparato lo spagnolo? I tratti del capo si distendono, un uomo di fede è naufragato su queste coste. Ci ha insegnato la vostra lingua e ha provato a farci credere nel vostro Dio. Era un brav'uomo, è morto per salvare dei bambini dai coyote. Come si chiamava? Appena arrivato si chiamava Pablo, per noi era Pakal Balam, giaguaro che protegge. Come si chiama quell'enorme montagna? Tutulxiu lancia uno sguardo a un vecchio appoggiato alla parete di una capanna vicina, intento raccontare una storia fantastica tra bambini. Se chiedete al vecchio Zincicca, vi racconterà una lunga, lunga, lunga storia sulla montagna, ma immagino che abbiate cose più importanti da fare, così vi racconterò la versione breve. Non è solo una montagna, è un vulcano e si chiama Massaia. Dal Masaya arrivano tutto l'oro e l'argento della nostra terra. Il Masaya contiene anche una porta che conduce a Mictlan. Mictlan? È il mondo dove l'anima degli uomini si reca dopo la morte. Mi serve una guida che mi accompagni alla montagna. Il capo chiude gli occhi, non è possibile. Perché? Sono già venuti degli spagnoli e hanno lasciato il villaggio portandosi dietro molti dei nostri. Non torneranno mai, non li rivedremo mai più. E se vi dimostro che potete fidarvi di me? Tutulxiu si appoggia alla lancia e ti guarda diffidente. Volete rischiare per questo? Mettere a rischio la vostra gente? A cosa state pensando? Pensa per un attimo finché non gli sovviene un'idea, poi lo puoi capire dal bagliore dei suoi occhi. D'accordo, c'è un gruppo di banditi a sud, sono dei cani maledetti, hanno terrorizzato il mio villaggio per mesi, hanno preso il nostro cibo, il nostro oro e le nostre donne. Se li fermate, vi daremo una... come si chiama? Guida. Vi daremo una guida che vi accompagna al vulcano Masaya. Mi sembra una buona causa, allora siamo d'accordo. Tutulxiu sembra soddisfatto, ma soprattutto con se stesso. Ok, andiamo a commerciare con i tizi qua. I banditi Maya. Chiaro, il mercato alla piazza del villaggio di Masaya è forse troppo, ma alcuni abitanti hanno organizzato una sorta di bazar dove vendono prodotti alimentari ninnoli su teli di stoffa grezza stesi a terra. Commercio. È subito evidente che il villaggio dispone di molto cibo, ma ben presto scoprì che le capanne sono piene di zeppe di manufatti ricavati da metalli preziosi. Gli abitanti sono sempre felici di accettare altri preziosi in cambio delle loro merci, ma preferirebbero i tuoi medicinali se ne avanzasse qualcuno. Top? Hanno alta richiesta di medicinali e hanno tanti tesori e tanto cibo? Ci piace, quanto date? 10 per 6. 100 per 5, oh, fichissimo, dammi, dammi. 29, 36, 43, vada. Dai, 43 va bene. Ok, non avevamo soldi, adesso abbiamo di nuovo i soldi. Dov'è che dobbiamo andare per questa missione, tra l'altro? Trovarli, ma dove saranno mai? Boh, noi continuiamo qua per la strada, poi vediamo se li troviamo. O forse sono da quest'altra parte? Non lo sapremo mai. Io i kernel li ho già fatti qua in questa zona, per cui... Allora, tu fai... Quante medicine abbiamo adesso? Allora possiamo ancora... Però dai, erboristeggia un po', visto che tanto di erbe ne abbiamo. E di razioni... Più o meno ci siamo, dai. Uno di equipaggiamento e 17 di carne, ma bella roba, mi piace. Allora, l'equipaggiamento lo diamo al signor Trevino. No, vediamo un po', ho detto a sud, se non ricordo male, che c'erano i banditi Maya, no? A sud del villaggio, sì. Qua non vedo granché per ora, però. Anche se li vedessi direi che dobbiamo concludere il video. Facciamo che accamparci, a meno che non ci attacchino di notte, lo vedremo nel prossimo episodio. Ma forse anche se ci attaccano di notte, in realtà.
L'ultimo che avanza facciamo che buttarlo, chi se ne frega. Sei di legname, 12 di carne. Non ci hanno attaccato, quindi io vi direi: lasciate un bel pollicione, iscrivetevi se per caso non l'aveste già fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio di Expeditions Conquistador. Vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti.